a tutti i convenuti, alunni e illustri ospiti che poi vado a presentare questa mattina. Invito tutti gli alunni del Paladini a tenere un comportamento eccellente, migliore di sempre, in modo che i nostri ospiti, andandosene, possano averlo apprezzato e avere un ricordo ancora migliore di questa mattina e del nostro paese. Quindi sono certa che tutti si impegneranno e daranno il massimo in questo senso. Quindi ripeto i miei saluti e ringraziamenti innanzitutto al sindaco Luigi Santalucia, che da sempre sostiene con molta efficacia la scuola e le sue iniziative. Ringrazio, un applauso. Ringrazio poi il presidente dell'Accademia Geologica, professor Carlo Congetti. Promosso e sostenuto la collaborazione con l'Istituto Paladini. Ringrazio il professor Claudio Di Benedetto, direttore della Biblioteca degli Uffizi di Firenze, per il contributo a questa giornata così significativa per il nostro istituto. Professor Davide Frappiccini, il professore è docente di storia dell'arte moderna all'Università La Sapienza di Roma e ha collaborato con noi negli anni precedenti a lavori sull'ANSI. Saluto e ringrazio il professor Soldini, nel Comune di Troia, ma qui rappresentante del liceo artistico e di Macerata. Io chiederei per consegnare al professore un dono per il liceo artistico, se ci sono anche dei ragazzi possono venire a ritirarlo, ci sono delle opere dell'ANSI, della città di Troia, che possono quindi poi far parte della biblioteca dell'istituto. Il professor Soldini, ecco, se vuole ritirarle. Allora, Giovanni è venuto con un gruppo di alunni del liceo. Prego, allora. Bene. Prego. Sì. Sono anche nostri ex alunni preside, quindi abbiamo dato al liceo artistico tutti i treiesi. Sarete il vostro dirigente, saranno inventariati e faranno parte della vostra biblioteca. Quindi spero possano servire per conoscere meglio la nostra storia. Grazie a voi. Saluto e ringrazio per la presenza il dirigente Angela Navazzo, dirigente dell'Istituto Comprensivo Luca Della Robbia di Appignano. Buongiorno, la prego di venire anche in un altro per questa scuola. Thank you.
ringrazio e saluto con piacere il dirigente Moreno Trugliani, dirigente dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Corridonia. Dirigente del comprensivo Lorenzo Lotto di Monte San Giusto, nonché del comprensivo Luigi Lanzi di Corridonia. Buongiorno. L'Accademia d'Arte di Macerata, c'è qualcuno? Ecco, perché avevo il direttore Marangoni aveva degli impegni questa mattina ad Ascoli e quindi aveva detto che forse avrebbe mandato qualcuno. Bene, allora salutati tutti i presenti, possiamo cominciare la nostra giornata di riflessione sull'ANSI. La figura, due mie parole, ecco, all'apertura un po' dei lavori di riflessione di questa giornata. La figura di Luigi Lanzi consente di ripensare quelle radici culturali nella cui tradizione è iscritta l'opera di formazione della scuola. Nel bicentenario della morte di Luigi Lanzi, 1732-1810, è il dialogo con la cultura che si vuole portare al centro dell'attenzione, proprio in un momento in cui troppe distrazioni sembrano ostacolare l'ascolto del passato. Lanzi sollecita a riflettere sulla cultura come principale dialogo di memorie. Grazie alle prospettive offerte dalla memoria, rivive il dialogo nelle voci dei ragazzi che ripetono le parole di Luigi Lanzi. Le lettere familiari raccoglie gli scritti del nipote Gaetano e l'opera è stata curata dal professor Trappiccini. L'arte di essere treiesi è il titolo di questo nostro incontro ed è un titolo molto significativo, sottolinea l'opera di continuità di cui l'iniziativa vuole custodire memoria aprendo a orizzonti interculturali. Arte e cultura si fondono con immediatezza nel contesto naturale. Alle parole di Dolores Prato, giù nella piazza non c'è più nessuno, potremmo aggiungere, ma c'è tutto ciò che in un apparente microcosmo rinvia alla profondità e all'universalità, arte e natura. Giù nella piazza c'è l'Accademia Georgica e lo spazio sconfinato delle campagne. Ecco, è finito il mio intervento, adesso do la parola a tutti. Grazie. Facciamo un applauso alla Teresa. Io non so se il sindaco vuole aggiungere due parole, poi vi invito magari a godervi un pochettino lo spettacolo dalla prima fila che abbiamo riservato, vedete voi insomma. Ecco, quindi sindaco, due parole di saluto ai ragazzi. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo splendido teatro per questa giornata. Io solo due parole di ringraziamento a nome dell'amministrazione comunale voglio portare. Prima di tutto al professor Di Benedetto, che ci ha onorato ancora della sua presenza con una sveglia quanto mai mattutina. Professore, noi le dobbiamo Treglia,
mio tramite le dà un grosso grazie per il suo apporto a queste festività, a queste ricorrenze che abbiamo celebrato. Ricordo con particolare attenzione, sono abituato a girare anche per musei e biblioteche, ma la sua accoglienza a Firenze è stata eccezionale. Penso che se fosse arrivata invece che il gruppo di Treia e Corridonia, il ministro dei beni culturali non avrebbe avuto una tale accoglienza. Una visita eccezionale fatta con riservata, una cosa assolutamente eccezionale. Grazie professore, e gli altri illustri ospiti, non inutili, sono stati già citati, li ringrazio per la loro presenza. Grazie all'Accademia Georgica che ha favorito in occasione della festività di San Patrizio questa celebrazione. Dico solo una cosa, sono momenti di crisi e di difficoltà. Ricordatevi ragazzi che nessuno ci potrà togliere mai la nostra cultura, le nostre tradizioni, i nostri monumenti. Sono la nostra ricchezza, sono il nostro tesoro. E quando parliamo di Lanzi, che è sepolto nella chiesa di Santa Croce a Firenze, vicino a Michelangelo, vicino a Galileo, quando parliamo di Lanzi, la cui cittadinanza ci rubiamo con Corridonia, noi continuiamo a dire che è nostro, perché è nato a Treia e è un nostro concittadino. È un onore per tutti, grazie. Grazie al sindaco, e vorrei saluto anche il professor Fongetti, presidente dell'Accademia. Posso fare una confidenza, professore? Lei è molto fortunato a presiedere l'Accademia perché ha dei collaboratori straordinari. Se noi siamo qui questa mattina lo dobbiamo a Luigi Emili, Ivano Palmucci e Fabio Marchionne, che dedicano il loro tempo, la loro passione all'Accademia. Quindi lei è fortunato, professore. Grazie, grazie. So bene di essere fortunato. E se anche io sono qui lo debbo a loro preparano tutta la fase organizzativa, il lavoro che c'è dietro a queste cose. Ma solo tre minuti, tre cose brevemente. La prima istituzionale e sentitissima, il ringraziamento e anche la soddisfazione di essere qui assieme all'Istituto Comprensivo Paladini per la seconda volta, perché lo abbiamo già avuto un momento di incontro un anno fa in occasione delle celebrazioni per il 150esimo, non c'è due senza tre, e che questo poi rapporto io mi auguro possa continuare, perché come dicevo l'anno scorso è di vitale importanza per l'Accademia rapportarsi, confrontarsi, interfacciarsi, come si direbbe oggi, con le nuove generazioni. Il futuro è nelle nuove generazioni. Ovviamente ringraziamento anche all'amministrazione comunale che ci sostiene e all'amico carissimo Claudio Di Benedetto, che abbiamo costretto in pochissimi giorni a rivoluzionare la sua agenda, a mettere da parte altre cose per essere qui partendo alle 5 del mattino. Veramente grazie di cuore. La seconda cosa la riprendo da quanto diceva la preside, invitandovi ad avere un comportamento esemplare in modo che i relatori possano riportare una buona idea, una buona immagine. Ma io penso che anche voi dobbiate riportare una buona idea, un buon ricordo di queste occasioni. Anche a me è capitato ormai tanti, troppi anni fa, quando ero studente come voi, di partecipare a delle iniziative di questo tipo, e forse, devo dirlo, allora non è che poi capissi tutto, ma la partecipazione anche emotiva e poi il riandare successivamente ricordando qual era l'argomento, e forse è stato negli anni successivi che ho riscoperto anche il valore di qualche cosa che poteva essere solo magari per certi aspetti emotivamente intuito. La terza cosa, Lanzi, in questa occasione, e direi Lanzi e i giovani. Beh, certamente penso che la proposta che avete ricevuto con le attività anche didattiche svolte su Lanzi molto vi abbia dato e molto vi potrà dare anche in futuro. La figura di Lanzi è senz'altro una figura talmente alta e con un confronto impari per chiunque, ma che nell'aspetto della umanità possiamo senz'altro avvicinare ancora di più. Non è stata una vita facile la sua,
era in un ordine che ha conosciuto una cancellazione praticamente, e facendo leva sulle sue risorse ha saputo ovviamente offrire in nuove vesti, in nuove sedi, con nuove attività un contributo. Ma Lanzi non era lontano dai giovani e aveva un particolare interesse per i giovani. Forse nei giovani possiamo vedere quel nipote Gaetano al quale ha scritto, e ha scritto anche in maniera che noi oggi diremo pedante, oppure anche un po' dura, o forse potremmo dire un po' brontolona. Quando per esempio gli scrive, voi avete utilizzato le lettere, faccio riferimento anch'io a quello che hanno pubblicato i colleghi Frappiccini, Palmucci e Trivellini. Della nuova carriera di studi che avete ripigliata dopo tanto intervallo, io sarei consolatissimo se fossi più credulo. Certo, questo nipote non è che avesse la gran passione per i libri, e prometteva e non manteneva, ma chi di noi non si è dato un programma e non ha mantenuto, se io penso a quali ritardi ho avuto nel consegnare dei testi a dei colleghi, sprofondo. Ecco, eppure Lanzi gli ricorda, si può parlare con gli antichi, si può trarre dal latino, si può trarre, oggi diremmo, dall'inglese. Infatti il professor Di Benedetto è laureato in lingue, credo in francese, quindi ecco, le culture, non solo le culture, e poi un aspetto anche mondiale, perché gli parla di un'opera di geografia che richiamo solo perché io insegno queste cose. Allora, anche nei toni un po' così, da adulto censore, beh, io direi che tutto sommato c'è un affettuoso richiamo a mantenere sempre un atteggiamento, ecco, vigile verso noi stessi prima ancora di guardare a quello che fanno gli altri. Buon lavoro. Grazie, salutiamo il professor Frappiccini. Allora io direi di iniziare subito con i lavori che abbiamo preparato noi. Se la preside si vuole accomodare giù, guardate meglio i lavori che abbiamo multiplicato, magari voi se volete rimanere qui come godete meglio le cose laggiù. Bene, dopo magari ritornate su per vedere meglio i lavori che abbiamo fatto. Questo è lo spazio dedicato alla seconda parte. Allora, bene, noi adesso, ragazzi, abbiamo preparato dei lavori e sapete accogliere con un grande applauso la professoressa Petrella? Oh, ecco! Allora, la professoressa Petrella, che ha lavorato molto su questa cosa. Allora, emozionata? Oh, bene, bene. Allora, presentaci il lavoro che hai fatto, perché ha lavorato molto su questa cosa. Dunque, quando l'anno scorso sono arrivata a Treia, sono rimasta subito affascinata dal paesaggio treiese, dallo spirito culturale e artistico che si respirava in questa cittadina. E quando poi la preside mi ha affidato l'incarico di lavorare a questo progetto su Luigi Lanzi, ho pensato di essere al posto giusto, perché credo molto nel rapporto scuola-territorio e ho lavorato sempre in questo senso, anche per sensibilizzare gli alunni a capire ed apprezzare le bellezze locali, le bellezze storiche, artistiche e culturali. Quindi anche con gli alunni abbiamo cominciato a fare delle escursioni nelle zone limitrofe e abbiamo visitato le chiese, abbiamo visitato la pinacoteca, abbiamo fatto foto, abbiamo realizzato dei lavori anche diciamo sulle tecniche, sulle fotografici, che poi abbiamo messo anche nel nostro sito, come il lavoro sul crocifisso ligneo che è nella chiesa di San Filippo. Poi quest'anno abbiamo anche fatto dei lavori, abbiamo fatto una visita alla Via Regina con una giornata di simulazione di scavo, e quindi agli alunni è molto piaciuto, è stata una giornata veramente interessante. Poi ci sono state le mini guide con l'Accademia Georgica, con l'aiuto dell'Accademia Georgica. E l'anno scorso abbiamo lavorato al progetto Luigi Lanzi, che era una diciamo, illustrazione delle lettere ai familiari. E i ragazzi si sono molto appassionati nella lettura delle lettere e anche nell'illustrarle, soprattutto le più buffe,
come quella per esempio in cui lo zio dà consigli al nipote su come trovar moglie, oppure altre molto carine, insomma. Quindi avete tradotto le lettere in disegni? Sì, abbiamo tradotto le lettere in disegni, abbiamo fatto quindi questo lavoro che poi si è presentato al Treyenk Festival, e grazie anche alla preziosa collaborazione del professor Frappiccini, che ci ha dato degli input veramente significativi. Vedremo dopo delle immagini. Sì, vediamo, quindi io più di questo non... Dobbiamo vedere questi disegni. Perché saranno anche gli alunni a parlare. Adesso vediamo il video dei lavori fatti l'anno scorso e presentati al Treyenk Festival, e poi gli alunni leggeranno alcuni stralci delle lettere. Bene, vediamo questi video che abbiamo multimedializzato. I ragazzi, no professoressa? Sì, i ragazzi, alcuni sono andati via, sono andati alle scuole superiori, però molti sono ancora qui e quest'anno appunto mi ricordano perfettamente. Sono lavori, ecco, che riprendono un po' il Collegio dei Gesuiti, abbiamo visto prima, poi la firma di Luigi Lanzi. E questo è uno dei ritratti più famosi. Lettere anche che abbiamo. Questa è la calligrafia di Luigi Lanzi. E erano presi dal libro, sì, abbiamo visto i libri dove studiava, dove libri di filosofia. E poi abbiamo anche ripreso un attimino tutte le gli interni dell'epoca. E appunto dell'arte neoclassica, gli arredamenti, i costumi, e anche ambientato, adesso vedremo in seguito. Queste sono le lettere illustrate. Questi sono insegne degli alunni? Sì, insegne degli alunni su Firenze, e sui costumi. E ci siamo ispirati un po' anche ai quadri di David per quanto riguarda il periodo storico, il periodo napoleonico. Sempre Firenze? No, questo è il Collegio dei Gesuiti. Collegio dei Gesuiti. Costumi. Ovviamente sono ragazzi di scuola media, quindi non è che abbiamo lavorato con tecniche alla loro portata. Ecco la ceramica etrusca, abbiamo il ritratto di Luigi Lanzi. Sulla monetazione dell'epoca. Volevo sottolineare anche l'aspetto educativo di questa figura di Luigi Lanzi, appunto, e per me che sono un'educatrice, per tutti gli insegnanti che sono qui, che appunto questo abate riprendeva il nipote
sullo studio, sull'approfondire lo studio, perché questo ragazzo era un ragazzo che era poco dedito agli studi, anzi aveva smesso, e con quanta amorevolezza, ma insieme anche molta autorità e autorevolezza, spinge il nipote a comportarsi bene, a studiare, a fare una vita retta. E è stato un grandissimo insegnamento per me, appunto, che sono educatrice, ma consiglio di leggerlo anche a genitori ed educatori, perché è veramente una figura che di questi tempi è molto da apprezzare. Mi sembra che i ragazzi hanno fatto degli ottimi disegni. Sì, sì, sì. Quella precedente era appunto la figura della dama brutta, che è pericoloso da prendere in moglie, appunto, perché è una... è una tentazione per l'anima, come dice lui nelle lettere, e consiglia appunto di prendere una moglie della sua terra. Bene, adesso cominciamo. Bene. A Luigi Lanzi, grande archeologo e storico dell'arte trevigiese, vissuto tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, a cui è intitolata anche la via della nostra scuola, abbiamo dedicato 2 anni di progetti e lavori. Nell'anno scolastico 2009-2010 abbiamo letto e approfondito lettere riguardanti ammonimenti e esortazioni del nipote Gaetano sull'importanza di uno studio metodico e rigoroso, sull'approfondimento della conoscenza della lingua italiana e latina, lingua che devono intendere tutti quelli che hanno un po' di nascita. In particolare insiste sullo studio della grammatica per una sempre più decisa correttezza ortografica. Non mancano inoltre continue esortazioni ad una vita retta, sobria, assidua nella preghiera e nei sacramenti. Ora ascoltiamo la lettura di 3 lettere dalla voce di Laura Deloni, Alex Poppo e Virginia Ceccherini. Buon ascolto. Firenze, 3 febbraio 1804. Carissimo nipote, vi accludo una lettera per la signora Antonia, che potete leggere per non ripetere le stesse cose a voi e a lei, giacché veramente mi conviene usare tutta l'economia del tempo, con una salute si logora, e che tuttavia devo spendere in più faccenduole indispensabili, come vedeste nell'altra lettera. E questo non è il tutto. La posta in ogni settimana mi occupa molto, effetto di viaggi e delle conoscenze contratte. Paradisus non est propigris. È dono di Dio l'avervi fatto conoscere il danno che avete sofferto perdendo così begli anni. Vorrei però che dopo le pratiche di pietà la prima vostra occupazione fosse lo studio regolato, cioè fatto in una scuola, diretto da un maestro che vi esercitasse un poco in lingua italiana, un poco in lingua latina. Che ha fatto mai in questi 2 anni quel prete Paolo o altri che sia a cui vi consegnò vostra madre? Nel latino so che siete novizio. Quanto poco ci voleva apprendere verbi grazie a Cornelio Nepote, farvele spiegazione, farvela ripetere, spiegarvi a voce la ragione di questa e di quella costruzione, di quel verbo, di quel caso. 2 anni di questo esercizio, per 1 ora o più, mattina e sera, non bastavano perché ora poteste essere promosso a qualche cosa di più. Ma anche nello studio è come nella vita spirituale. Dal principio si soffre, poi si fa l'abito e si gode. Intanto vi ringrazio della consolazione che mi avete data scrivendomi. Fatelo spesso. E dovendo scrivere lettere, leggete prima alcune di quelle del Tasso, del Caro, del Parini. Imitatene qualche frase, riflettete sulla loro condotta e sull'ortografia, scrivendo le parole non come il volgo le pronuncia, ma come si devono scrivere. Vi abbraccio intanto cordialissimamente il vostro affezionatissimo zio Luigi Lanzi. Thank you.
Vengo che avete preso con profitto la Santa Pasqua, essendo che finalmente è venuto il morso della vita oziosa. Vedete di non perdere questa disposizione e cominciate a riunirvi a Dio, sempre più strettamente, non lasciando di comunicarvi almeno da ogni 15 giorni, di udir messa quotidianamente, di leggere qualche libro spirituale. E la nuova carriera di studi che avete ripigliato dopo tanto intervallo, io sarei consolatissimo se fossi in credo. Ma gli antiquari oggi di non sono credoli come una volta e diffidano sempre finché non abbia argomenti a sei volte. Adunque conviene che passi qualche tempo prima che io mi chiami contento, già che in voi non è nuovo il cominciare a trattarmi. Aspetto dunque a sentire anche da altri che voi vi siete messo ad applicare, e quando dico applicare non dico sentire una lezione interrotta da vari sbadigliamenti, dico stare studiando seriamente alcune ore del giorno, ripetendo fra voi la lezione udita dal Signor Maestro e preparandovi alla nuova, imparando a mente per i tratti positivi. Questo non avete finora ottenuto mai da voi medesimi, perciò vi allenaste dalla grammatica latina. Se vi foste vinto nell'età più tenera, sareste ora padroni di leggere francamente un libro latino, e così vi sarebbe facile dilettevole ogni altro studio. La lingua latina è morta e solo i dotti la scrivono, ma la devono intendere a sufficienza tutti quelli che hanno un po' di nascita. Mettetevi subito all'opera con i libri che avete. Siete docili a chi vi parla solo per il vostro bene. Cominciate a trattare senza mai stancarvi. Affezionatissimo zio, Luigi Lanzi. Firenze, 11 marzo 1807. Carissimo nipote, sempre più mi date motivo di consolazione con le vostre lettere più corrette di prima. Avete la grammatica del Corticelli che io vi mandai. Leggetela e rileggetela. Avete dei dizionari. Cercate le parole per vedere come vanno scritte. Verbi grazia, scriveste nell'ultima lettera, raggiungono, andava scritto raggiungono. Farria invece di faria, così sarria invece di saria. Vi costerà noia e tempo maggiore da principio, ma poi ci farete l'abito, e allora benedirete il tempo che ci avete speso. Leggendo, fate osservazione come sia scritto ogni vocabolo, il che mi pare che abbiate già cominciato a fare. Pregate incessantemente Dio, abbiatevi cura, salutatemi tutti. Affezionato zio Luigi. Nell'anno scolastico 2010-2011 abbiamo invece approfondito lo studio attraverso un progetto grafico-pittorico delle lettere più interessanti da un punto di vista storico-politico, o quelle dalle quali trapelavano gli usi, i costumi, le tradizioni, l'alimentazione dell'epoca, che attraverso i dialoghi di Lanzi con i familiari ci sono sembrate più curiose, divertenti e ricche di significato. Ascoltiamo ora la lettura di due lettere dalla voce di Valoriano Rebecca e Andrea Capponi. Buon ascolto. Febbraio-marzo 1797. Caro nipote, aveva io già prevenute le vostre richieste, raccomandandovi al bambino Gesù insieme con la novizia e con gli altri della famiglia. Circa il desiderio che mostrate di vedermi e che io gradisca, vi fo sicura che io, reciprocamente, avrei consolazione di rivedere voi, ma conviene sacrificare a buon Dio ogni nostra soddisfazione. Egli mi ha resa molta parte della salute, potendo adesso, grazie a lui, celebrare ogni dì e uscire nelle buone giornate e stare in forze e parlare meglio dell'anno addietro. Ma lo sconvolgimento d'Italia dura ancora,
e benché ora si parli armistizio, almeno in Germania, e di pace, si continua la guerra e sotto le mie finestre passano gran carri di feriti provenienti da Verona. In quelle vicinanze si sono fatte, cominciando dal Santissimo Natale, molte battaglie ed altre più svantaggiose in Germania. Preghiamoci dunque dal Signore e da Maria Santissima a tempi migliori. Ho una specie di rossore che da tanti anni non ho fatto altro che studiare, scrivere e stampare, fino a questi ultimi mesi, e che non abbia ancora reso un tributo pubblico di ossequio e di gratitudine a chi mi ha dato questo poco di talento e di abilità. Abbiate cura della vostra salute e della novizia. Vostro affettuosissimo zio Luigi Lanzi. Firenze, 22 maggio 1803. Carissimo nipote, quanto radì la vostra docilità nel sospendere la città a Roma per applicarvi in patria e non spendere così begli anni inutilmente. Altrettanto radisco ora la parola che mi date di non lasciare uziosi libri che vi ho mandati. Spero inoltre che la speranza datami fin dall'anno scorso da voi e confermatami dalla signora cognata non andrà a vuoto, quella cioè di studiare anche un poco di latinità. Questo è il chiodo che ho battuto sempre. Ora sto assai ragionevolmente, se si è certo della vista, che però non mi impedisce di andare per città, benché lo forro riguardo e spesso fo uso degli occhiali. Avrete saputo che siamo sotto un'altra guerra. Io la temo isolatrice più delle passate e per quanto le apparenze lusinghino, assai è minacciato lo Stato e la Chiesa e Roma. Così pensano persone assai illuminate, nel tutto può scriversi. Fra le passate calamità, il Signore ebbe particolar cura della vostra casa, come il fratello vi scrisse. Vediamo che egli ci continui la sua protezione. Salutatemi cordialmente tutti quei che mi nominate, e il Signore vi dormi delle sue benedizioni, nel corpo e nello spirito. Vostro affezionatissimo zio Luigi Lanzi. In cui il saggio zio Luigi Lanzi dà consigli al nipote su come trovare moglie. Ascoltiamo dalla voce di Ambra Testa, Valoriano di Letta, Eva Chiara Paceroni. Soddisfatto del vostro scrivere sensato e sufficientemente corretto. Compatisco il vostro stato presente. Vostro padre non era economo e con tutta la professione lasciò la casa indebitatissima. Che avverrà di voi senza professione? Se non volete fare altri debiti, guardatevi dal prendere una signora educata in città, quale è quella che vi propone il Fanelli. Cercatela piuttosto in una piccola terra, onde non le paia vero di mutarla in una terra grossa, giacché mi dite che costì non vi addonna a proposito. I signori Serafini ti esortano a seguire l'occasione di Ancona, essi intanto non ne abbracciano Veruna, e quantunque siano quattro maturi, e più che maturi a nozze, non han fretta e solo suonano il campanello per voi. Io sto sufficientemente bene, ma la debolezza di piedi specialmente mi inquieta, malgrado il buon trattamento che mi fa, senza il quale sarei spento da qualche anno. Non è cielo, ma mia cura. Minestra mattina e sera, pochissima carne di vitella, un piccione arrosto ogni dì, un piatto d'erbe la sera, uno di zibibbo. Ecco il mio trattamento. Tuttavia sono debolissimo, ma i 77 anni a cui sono vicino sono le due zappe per la sepoltura. Vostro affezionato zio Luigi. Grazie.
Firenze, 13 dicembre 1808. Carissimo nipote, scrivo in fretta, costretto al cortissimo tempo che corre fra il ricevere le lettere e spedire la risposta. Il Fanelli voleva far con voi buon ufficio, badando solo all'interesse, ma in prender moglie non è questo solo valutarsi, più è da valutare l'aspetto. Una signorina che ha 5.000 scudi di dote, se fosse aspetto comportabile, poteva non trovare occasione nella sua patria? Altronde io non saprei consigliarvi a prenderlo fuori di vostro genio. Si porta a pericolo di vivere in continue guerre e di perdere l'anima. Io vi do le buone feste. Le lettere qui si pagano uno sproposito. Un paolo, 12 bagliocchi, una lira l'una. Credo che costisse al medesimo, onde se non vi è affari. Posso risparmiarsi tale spesa, sì carissima, scrivetemi quanto e quando volete. Siate sano, riveritemi tutti e son vostro di tutto cuore. Affezionato zio Luigi Lanzi. Settembre 1808. Carissimo nipote, ho sentita nel vivo la disgrazia della signora cognata, alle quali prestate tutta l'assistenza, malgrado le vostre ipocondrie, che io volentieri cambierei in un incomodo più serio, che vi durasse un anno solo, ma il Dio provvederà. Il giovane Polidori morì a 20 di questo mese. La domenica antecedente gli era stata con la solita minestra la mia vecchia casiera. Ed avendo trovato in pessimo stato, che reggevasi a forte di savoiardi e di moscato, tornò a provvedergliene. Venuto poi con altro moscato e con altri savoiardi nella prossima festa di San Matteo, lo trovò morto, consolati i parenti che ha fatto una morte d'angelo. I signori serafini non rispondono. Io gli credo punti dal rifiuto della dama anconitana e dalle lezioni di una donna civile, ma non dama. Ma voi non siete buono neanche a scegliervi una moglie, cosa che ogni contadino fa da sé, e a giudizio, perché dovendo fino a morte convivere con una compagna, deve essere l'interissima soddisfazione. Vedete di non avervi a pentire di aver preso moglie a senno altrui. Si monta in simili circostanze a cavallo, e in vari viaggetti per paesi vicini, si sceglie donna di vostra convenienza. Ma con contesto ozio non concluderete mai nulla. Una dama, torno a ripetervi, non è al caso per una condizione tenue quale la vostra. Che sarà di voi? State sano, salutatemi tutti. Vostro affezionato zio, Luigi Lanzi. Ma Gaetano non gli vuole ancora sapere di mettere la testa a partito, per cui lo zio gli invia un'altra missiva, la data 26 febbraio 1803. La ascoltiamo dalla voce di Riccardo Pittarelli. Buon ascolto. Firenze, 26 febbraio 1803. Signora cognata stimatissima, nell'ordinario decorso le scrissi alta lettera, non dissimulando l'impressione che mi aveva fatto il desiderio del nipote. Come pensi, potesto giovane, che è già nei 19 anni? Io non lo so. Io non vorrei che tirasse a quel zio, chiamato se non erro Vincenzo, che fino a 18 anni era creduto imbecille. Ma poi si svegliò alquanto. È certamente un'imbecillità non capire dopo tanti anni che si fa e si torna a fare la stessa predica. Che egli si tesse una tela con quella sua oziosità, che quando sarà cresciuto piagnerà di averla tessuta. Sono 3 anni che morì il padre. Il primo si stette in perfetto ozio, il secondo si dà qualche breve segno di vita, il terzo si vuole viaggiare. Ma dove siamo? Chi fa così? Quando si permette ai giovani di divertirsi sempre? Facci dunque a mio modo come te, si mette a studiare, ciò che impara si compone di assistenza e di esercizio. Ma non in mezz'ora, in un'ora al giorno, si impara anche in un anno, e ne ho l'esperienza di molti, anche di pochi ingegni. Allora gradirò di vederlo e forse potrò aiutarlo, istradandolo in qualche modo. Nel resto è cosa di facile rimedio. Io ho viaggiato continuamente e la casa non ha che un letto mio proprio,
quello è il servitore suo. Pochissima viandieria, attrezzi ad aule, da cucina non poter trattare ospiti. Non di meno per un nipote. Supplirei facilmente collocandola in una locanda vicina che ho liberato per qualche amico con piena soddisfazione. Per quanto abbia carte da che non trovo a cambiare, più che denaro, la consolazione di conoscere un nipote che mi ricordasse di buon fratello, buono, applicato, che promettesse bene, mi farebbe superare ogni difficoltà. Ma se il sangue e la natura non inducono lui a cambiare sistema e a consolarmi, non bastano né basteranno a far che io rinunzi ai lui che mi ha la santa religione e la ragione, che sono che gli studi, si abiliti, si premunisca contro il pericolo, anzi la certezza di trovarsi già grandi con pochi segnamenti e senza speranza in Dio. Intanto me lo saluti con i nipoti. Ella si conserva un mansudo. Salute, suo affezionato cognato Luigi Danzi. Alla fine, il giovane Gaetano, come tutti i ragazzi ogni tempo, maturerà e grazie alle premurose ed accorate preghiere dello zio, acquisirà una solida istruzione, tanto da divenire priore della città. Si sposerà divenendo un padre amorevole ed esemplare. Concludiamo ora con l'ascolto di due lettere, che riguardano invece l'attività di Luigi Lanzi, come storico dell'arte, preoccupato della stampa delle sue pubblicazioni, dalla voce di Chiara Giustozzi e Melè Martino. Carissima signora cognata, contemporaneamente alla sua lettera, un'altra me ne arrivò del nipote. Ambedue mi chiedo il nome di mia salute. So alquanto meglio importi, non vi ero mai a rischio uscire di casa. Una grazia specialissima mi fa il Signore, ed è che la mente regge l'applicazione. Quantunque, io a dir vero, non la sforzi con lunghi e difficili studi. Ora vorrei toccare una storia pittorica, che in Quaresima, o anche dopo Pasqua, si deve ristampare in Bassano e per le molte aggiunte crescerà fino a 4 o a 5 domi. Il povero Monsignor Favoroni, già rettore dell'Università di Pisa, mi ha raccomandato, morendo, il suo tomo genovese delle vite letterali d'Italia. Questo tomo è restato inedito e devo farlo stampare qui in Firenze, insieme con la sua vita, che mi porterà una lunga fatica. Ho scritto: «Vedo che ella è molto sollecita per l'essenza del figlio. Rifletta che i figli maschi non son fatti per star sempre con le mamme, perché non son fatti per fuggire, per ingannare la seta, per fare le maglie fitte e unite nella gazzetta. Le faccende a cui devono abilitarsi sono molto più gravi e per abilitarli a questi, i buoni capi di famiglia, non solo li tengono fuori di casa, ma fanno anche debiti se bisogna. Si persuada che questo deve essere il suo primo pensiero, educarlo alla pietà cristiana e poi abilitarlo a saper qualche cosa. Io non posso pienamente consigliare, perché è troppo lontano, ma dico che il giovane è nei 20 anni e che comincia a accorgersi del tempo perduto e a vergognarsi di essere quel che è. Devotissimo signore e cognato affezionatissimo, Luigi Lanzi. Carissimo nipote, vi ringrazio della premura che vi date per trovare occasione opportuna da mandar l'olio. E vi son grato anche del buon volere, se non lo trovaste mai, come probabilmente avverrà. Son più di 20 anni da che ebbi di casa un pochino di biancheria in Roma, che mi venne di casa. Da quel tempo in poi non ho avuto nulla e spero di morire senza aver più nulla. Io so ragionevolmente, ma la tardanza delle gambe e della lingua è notabile. Mi molestan pure le vigilie, che per qualche tempo mi ha risparmiato. Tuttavia sto bene di polso, di appetito e di stomaco, ma mi è necessario un vitto sceltissimo, cioccolata 2 volte al giorno, bevo in ghiaccio ancora d'inverno, le quali diligenze, se sono dispendiose, sono altresì utili. Almeno per avermi allungata la vita, che domani, se Dio mi fa vivere, compio 75 anni. Si vanno stampando le mie iscrizioni e siamo sul finire.
è ristampato il primo tomo della storia pittorica in Bassano, la quale in questa seconda edizione sarà di 5 tomi. Salutatemi le monache cordialmente e riveritemi anche la signora madre e Rosa, col suo signor marito, e state sani. Vostro affezionato zio Luigi Lanzi. Bene, un altro applauso ai ragazzi, io penso che sono bene. Bene, professoressa, anche la professoressa Petrella che ha lavorato molto su questa cosa. Un commento a caldo? Sono soddisfatta perché erano tanto agitati dietro e invece dopo hanno letto tutti benissimo e spero che insomma siano piaciuti anche. Bene, grazie. Adesso passiamo alla seconda parte di questa mattinata, ma prima volevamo con Alex, un attimo, una cosa solo volevo dire, abbiamo fatto un grosso sforzo anche multimediale, ma senza Alex Pop che cosa avremmo potuto fare? Grazie Alex. Alex alla regia è fortissimo, quindi grazie ad Alex, grazie che come al solito. Li vogliamo presentare tutti, perché no? Rientrate un attimo per riprendere giustamente il saluto finale. Qualcuno che rientra per via via veloci veloci, rientrate tutti perché ve lo meritate. Bene, ve lo meritate. Ecco i ragazzi che hanno lavorato su questo. E un passo avanti, eccoli qua, ancora un applauso e bravi a tutti. Bravi a tutti. Ok, bene. Potete. Intanto invito per iniziare questa seconda parte al nostro sindaco, al professor Congenti, ad accompagnare il professor Benedetto sul palco nuovamente per lasciare poi a lui questa seconda parte. Quindi se lo volete accompagnare, gli fate compagnia, la preside se vuole venire. E abbiamo riservato questo spazio. Prima però volevo un attimo lanciare un'altra iniziativa, perché questo lavoro continua, quindi ci piaceva presentare al professore e anche ai nostri ospiti ciò che la scuola ha in cantiere. Quindi Alex ci presenta praticamente la nostra prossima iniziativa, che è il Treia Educa Festival. Vedete, abbiamo la pretesa di organizzare qui a Treia un festival legato alle tematiche dell'educazione. Sono già diversi anni e quindi cerchiamo di riassumere a fine anno scolastico le principali esperienze e di coinvolgere la cittadinanza. L'abbiamo sempre organizzato nei vari anni tra la scuola, il suo comprensivo, il comune di Treia, l'Accademia Giorgica, il centro giovanile che opera sul territorio. Dobbiamo dire che comunque siamo partiti molti anni fa solo con il centro giovanile, in organizzare corsi di formazione. Poi in questi ultimi anni lo abbiamo trasformato, professore, in un festival dell'educazione. Il Foto Cine Club e varie associazioni di volontariato. Alex, se mi mandi la prossima diapositiva, se mi mandi l'altra diapositiva, vediamo che cosa ripercorriamo un pochettino. Noi siamo partiti, ritorniamo all'inizio, eccoci. Riapriamo quel PDF. Eccoci qua, la diapositiva dopo, eccoci qua. Nel 2010, con questo Festival dell'Educazione, abbiamo affrontato educare all'ascolto, educare all'accoglienza in serate distinte, educare alle emozioni, educare al dialogo. Nell'educare al dialogo è intervenuto per la prima volta il professor Fravicini e gli alunni hanno iniziato a conoscere Luigi Lanzi, cominciando a leggere alcuni brani. Abbiamo anche un contributo fotografico del 2010. Andiamo Alex, ecco qua, la platea è il professor Fravicini che ci ha introdotto come scuola a Luigi Lanzi. L'anno successivo abbiamo organizzato il Treia Educa Festival 2011, educare all'efficacia, alla progettazione, alla sicurezza, ogni argomento una serata, educare alla cultura, sempre abbiamo continuato a studiare Lanzi e ci siamo calati ancora di più nel periodo storico, quindi grazie anche all'ente di sfida con cui abbiamo preso i costumi, i ragazzi sono entrati nell'ambiente storico-culturale di Luigi Lanzi. E per quest'anno, Alex, vediamo che cosa abbiamo in programma, lo stiamo costruendo adesso. Educare al corretto uso delle nuove tecnologie, lo faremo per la prima volta in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Appignano, con la dirigente Navazio, quindi con il Corecom Marche.
Poi un'altra serata sarà dedicata all'ambiente, un'altra serata all'arte Lorenzo Lotto, su cui la professoressa e il professor Frappiccini stanno lavorando da questo anno scolastico. E poi avremo altre tematiche da costruire, magari se i dirigenti volessero darci una mano, perché no, preside? Perché no? Bene, adesso professore siamo nelle sue mani, lei ci dovrà parlare della modernità di Luigi Lanzi. Forse con i ragazzi questa mattina abbiamo dato un piccolo assaggio di modernità. E devo dire, le posso fare solo questa confidenza, professore, che mentre io stavo qua dietro alle quinte, Luigi Lanzi ha emozionato questi ragazzi, quindi i ragazzi erano emozionati, quindi a distanza di 200 anni ancora emozioni giovani. Prego, io lascio, può parlare anche adesso. Perdonatemi se per prima cosa ringrazio il sindaco, anzi prego il sindaco, perché la sua gratitudine è immotivata, esagerata, ma è ricambiata, perché lui lo sanno tutti gli amici treiesi, con quanta gioia io torni sempre qui, quindi è un regalo che mi faccio, ricevo molto più di quello che do. E quella visita di cui parla, che ricordava il sindaco, sì, è vero, nessun capo di Stato sarebbe stato accolto diversamente, ma perché voi meritate più di un capo di Stato, diciamo. E poi grazie a voi e complimenti a voi. Io ho ascoltato con molta ammirazione, mi congratulo con la professoressa Petrella e con tutti i ragazzi che hanno dato voce al Luigi Lanzi. Mi sono fatto l'idea che voi ne sappiate più di me, quindi credo che sia ben poco quello che io possa dire, però forse possiamo capire insieme che cosa voglia dire a 200 anni dalla propria vita, dalla propria morte, rimanere nel pensiero, nella toponomastica. Perché c'è una via Luigi Lanzi qui a due passi? Perché c'è una targa che ricorda la casa in cui è nato Luigi Lanzi? Anche a Firenze c'è una strada a Luigi Lanzi, peraltro una strada che, per usare un linguaggio giovanile, definirei sfigatissima, che comincia sotto un passaggio della ferrovia, una via tristissima che per coincidenza mi capitava di frequentare proprio quando ero alla scuola media, perché lì abitava il mio compagno di banco e spesso, come capita, si faceva finto, si cercava, no, si studiava insieme. E nessuno poteva dirmi, né io mi chiedevo chi fosse allora Luigi Lanzi, né potevo immaginarmi che un giorno mi sarei trovato a essere l'indegno custode di una parte dei suoi manoscritti e, come si dice, di favorirne lo studio. Allora, io confesso, non ho scelto il titolo di questa conversazione, quindi la modernità l'ho trovata nella locandina, pregevolissima locandina, di cui mi congratulo. Possiamo, scusa Alex, tornare un attimo alla in cui mi sembra sia espressa magistralmente, si è espresso magistralmente il concetto di modernità, perché voi avete visto che è la silhouette, il profilo del busto di Luigi Lanzi rivisitato alla Andy Warhol. Voi sapete che Andy Warhol è uno grande, può piacere o non piacere, ma è un grande artista boemo o ceco, se volete, naturalizzato americano, che ha rivoluzionato in qualche modo l'arte negli anni 50 e 60 con un lungo strascico. Quindi questa warholizzazione di Lanzi è sicuramente una efficacissima impressione di modernità. Ora appunto, che significa modernità? Non ho bisogno io di dirvelo, però facciamo finta, scusatemi, per una mattinata tanto che non ci siete in classe, ma facciamo finta di essere in classe. Allora, prendiamo il dizionario, cerchiamo la voce modernità. Il dizionario ci dice che caratteristica per la quale persone o cose aderiscono o manifestano le tendenze, i gusti del mondo moderno di oggi. La modernità di un arredamento, questa è la prima accezione. La seconda accezione ci dice caratteristica di persone o cose che, pur appartenendo al passato, risultano in qualche misura conformi alle esigenze, alla mentalità, al gusto, eccetera, del periodo moderno. Esempio nel dizionario, la modernità dei classici.
Credo che questa seconda definizione sia quella che, questa seconda accezione sia quella che più si avvicina alle cose, alla ragione per cui noi ci stiamo occupando di Luigi Lanzi. E questo concetto di classici fa venire in mente uno scrittore italiano, Alex, se possiamo per piacere tornare alle mie cosiddette slides, a uno scrittore italiano che si chiama Italo Calvino, che forse vi è capitato di incontrare, vi capiterà di incontrare, che oltre ad essere un grande narratore ha scritto un saggio, piacevolissimo saggio, che si intitola Perché leggere i classici? E Calvino ci ricorda, eccolo qua, e Calvino ci ricorda che un classico è un'opera che ha ancora qualcosa da dire, ossia un'opera che continua a esprimere qualcosa in tempi e spazi molto diversi fra di loro, a persone molto diverse fra loro per cultura, spazio, tempo, contesto sociale, stile di vita, che so io, facilissimo, ognuno può dire i suoi, l'Iliade e Don Chisciotte, e la Quinta di Beethoven e i Promessi Sposi, Via col Vento e Yesterday dei Beatles, e perché no, il Ciauscolo e i Calcioni, grandi classici. Ora, in questa sala ci sono almeno tre persone che potrebbero parlare meglio di me degli anni fiorentini, e le lettere li hanno in qualche modo illustrati, degli anni fiorentini di Luigi Lanzi, in cui lui ha espresso forse il più della sua modernità, perché prima lui era un sacerdote gesuita che si occupava di lettere classiche, traduceva Esiodo, scriveva poemetti sacri, quindi abbinava il sacerdozio all'educazione di altri gesuiti. Ora, la storia non si fa con i sé, ma se non fosse stata soppressa la Compagnia di Gesù, che cosa sarebbe successo? Luigi Lanzi sarebbe diventato il Luigi Lanzi che noi ricordiamo, celebriamo e di cui tuttora in qualche modo ci nutriamo? Probabilmente no. Quindi la soppressione dei gesuiti ha creato una seconda fase nella vita di Luigi Lanzi, ha smesso di farlo essere un bravo, erudito, pio, devoto, gesuita come tanti, e l'ha fatto essere Luigi Lanzi, una persona che dalla casa in cui è nato, qui a due passi a Treia, è diventato, per usare un termine dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Ora, la modernità di Luigi Lanzi naturalmente ha degli aspetti, ci sono delle modernità e ci sono delle anticaglie irrimediabili. Se noi, ascoltando i ragazzi prima, dare voce alle lettere che pure avevo letto, naturalmente noi troviamo che è un linguaggio assolutamente vetusto, che è un linguaggio assolutamente obsoleto, e questo è un portato del tempo. Ma siamo convinti che i concetti espressi meritino l'aggettivo di modernità? Ora, facciamo finta che non ci ascoltino né la preside né i vostri professori, ma se io, Claudio, avessi avuto uno zio così, ma io ne avrei augurato una morte repentina e se possibile anche dolorosa, perché, cioè, a parte un prete che ti dà consigli per come prendere moglie, ma poi comunque di una pedanteria, e cosa devi leggere, e cosa devi, e come devi scrivere, e quante volte al giorno devi ripetere, preparati la testa, ripeti il maestro, anticipa il maestro, ragazzi, diciamo, quella non è vita. Poi si lamenta, poveretto, andando avanti a piccioni e cioccolato, quindi da questo punto di vista era molto moderno. Ma torniamo alla fine di Luigi Lanzi. Voi avete ricordato, è morto a Firenze il 31 marzo del 1810, i funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Lucia, che non esiste più, era in piazza Signoria. Dopodiché è stato sepolto, come sappiamo, in Santa Croce. Alex, per piacere, questa, scusami, la precedente, questa è
la tomba di Lanzi in Santa Croce veniva ricordato prima come egli sia in questo pantheon degli italiani, insieme a Michelangelo, ad Alfieri, a Galileo, a Dante in effigie, a Dante in un sepolcro vuoto, a Ugo Foscolo, che ricorderemo fra un attimo. L'esterno, vale la pena ricordare com'era l'esterno della chiesa di Santa Croce negli anni di Lanzi, la prossima per favore, ecco, era così, diversa da come ora, la prossima per cortesia, che come vedete è stata alla metà dell'Ottocento completata con una discutibile facciata in stile gotico, fiorentino, marmoreo. Il professor Frappincini potrebbe dirlo meglio di me. Quindi è stata completata. La cosa interessante è che a coprire le spese di questa facciata, quando si dice la modernità, hanno contribuito anche i vostri trisnonni, perché tutti i comuni dei centri italiani, grandi, piccoli, ricchi, poveri, che ancora non c'erano le leggi di stabilità, caro Silvio, si sono autotassate, sono state tassate tutte le città o i centri che avessero un proprio concittadino sepolto in Santa Croce. Quindi avete voluto l'onore della sepoltura in Santa Croce, pagate. E questo è il risultato di quell'ovolo che anche i treiesi hanno versato. Ora, la chiesa di Santa Croce, lo ricordavamo prima, io l'ho definito il pantheon degli italiani, il luogo in cui sono sepolti gli italiani illustri, e quindi ha rappresentato nel tempo e rappresenta tuttora un sentimento di nazione senza nazionalismo, di unità di popolo attraverso i suoi grandi figli, eccetera. Per i grandi, appunto, che vi hanno sepoltura, Lanzi compreso, da più di 200 anni. Come da più di 200 anni, dal 1807, prende voce il canto per eccellenza, anzi l'ode per eccellenza a Santa Croce e ai grandi che vi sono sepolti, quando lo scrittore veneziano di madre greca Niccolò Ugo Foscolo stampa a Brescia i sepolcri. Alex, per piacere, la prossima. Ecco, questo è Ugo Foscolo. I sepolcri, tanto prima o poi, cari ragazzi, ve li beccherete, ma scoprirete che hanno un fascino che forse non vi aspettate. Ora, da quella stessa chiesa di Santa Croce uscì il 22 gennaio del 1817 Stendhal, uno scrittore che si chiama Stendhal, in realtà è un nome d'arte, il suo vero nome è Henri Bell, è un diplomatico francese innamorato dell'Italia e delle italiane, che volle che sulla sua tomba nel cimitero parigino di Montmartre fosse scritto Arrigo, in italiano, Bell, milanese, scrisse, amò, visse in italiano. Quindi immaginatevi quanto si sentisse italiano o italiano mancato Stendhal. Stendhal conosceva benissimo la storia pittorica di Luigi Lanzi, di cui sono stati ricordati i travagli per la edizione, anzi per la seconda edizione poco fa da voi, tanto è vero che l'esemplare, l'edizione francese che si conserva alla Biblioteca Nazionale Fredense di Milano, è fittamente, pardon, della storia pittorica d'Italia, effettivamente annotata da Stendhal, che ad essa si richiamerà per la sua Histoire de la peinture en Italie, per la sua storia della pittura in Italia, pubblicata in quello stesso 1717, in cui Stendhal esce da Santa Croce e annota nel suo diario, che poi diventerà il libro da Roma, Roma, Napoli, Firenze, annota queste righe. Ora, mi sarebbe piaciuto affidare questa breve lettura a una voce femminile, se ci fosse ancora una delle lettrici, se avesse voglia di venire qui in diretta, io sarei grato. Perché una voce femminile se la voce narrante è maschile? Perché amava le
le italiane, quindi è giusto che ci sia un italiano. Quindi se si arriva in poco tempo, io non posso bloccarmi qui, se no. Grazie. Ero già in una sorta di estasi all'idea di essere a Firenze e per la vicinanza dei grandi uomini dei quali avevo appena visitato le tombe. Assorto nella contemplazione della bellezza sublime, la vedevo da presso, la toccavo quasi. Ero giunto a quel punto di emozioni in cui si incontrano sensazioni celesti regalate dalle arti e dalle passioni. Uscendo da Santa Croce, avevo quel batticuore che a Berlino chiamavo Nelly. La vita in me era esaurita. Camminavo col timore di cadere. Mi sono seduta su una delle panche di Piazza Santa Croce e ho riletto con delizia i versi di Foscolo che conservavo nel portafogli. Bravissima, grazie. Non poteva leggerlo meglio e credo che Stendhal sarebbe stato contento di questa lettura, di questa lettrice. Allora, lui rilegge con delizia i versi di Foscolo che conservava nel portafoglio. Un francese che sporta presso i sepolcri di Foscolo, sempre con sé. E abbiamo anche appreso che il batticuore a Berlino li chiamano Nervi. Per coincidenza, all'atere di tutto questo, questo stato d'animo, questo malessere fisico di Stendhal, che ha bisogno di poggiarsi su una panchina uscendo da Santa Croce, è stato poi denominato clinicamente sindrome di Stendhal, ed è quel malessere che può cogliere, quella vertigine che può dare l'eccesso di bellezza. Quindi, visitando un museo, visitando una concentrazione di cose che ci emozionano, si può rischiare poi di sentirsi male, come si è sentito Stendhal. Allora, velocemente, abbiamo anticipato che la storia non si può fare con i se, è andata la storia delle sliding doors. La cosa è andata in quel modo, i gesuiti sono stati soppressi e Lanzi, con tutto il suo genio, che c'ha tutto qui in testa, è un disoccupato. Ma ha un amico influente, Angelo Fabbroni, che ricorda in una delle sue lettere, che lo raccomanda al giovane nuovo sovrano di Toscana, Pietro Leopoldo. E così, mentre è a Siena, Alex per favore, Siena ai tempi di Lanzi, Piazza del Campo, mentre è a Siena lo raggiunge la nomina granducale, se per piacere andiamo alla prossima, Alex, perché le carte di archivio conservate negli archivi della sovrintendenza fiorentina ci informano che Sua Altezza Reale, essendo informata delle capacità, erudizione e talento dell'abate Luigi Lanzi, lo nomina aiuto antiquario, disponendo quanto debba avere di stipendio e disponendo per lui anche un alloggio di servizio nell'ambito degli Uffizi. Che tempi. Ecco, cominciamo a osservare un attimo com'era Firenze, cioè cominciamo e finiamo, non vi preoccupate, a vedere com'era Firenze nel momento in cui Lanzi, che per quel che sappiamo non c'era mai stato, la visita per la prima volta, ci arriva sapendo che vi dimorerà. Ecco, questa è una pianta di pochi anni, 5-6 anni successiva all'arrivo di Lanzi, quindi è coerente. Lanzi viene da Siena, quindi da sud, che è qua, ed entra, presumibilmente, Alex per favore, da Porta Romana, che naturalmente non è più come era in quegli anni, è stata alleggerita, ma ancora esiste, quel poco che rimane delle antiche mura di Firenze distrutte nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi la città è ancora conserva il suo aspetto medievale. Varcata la Porta Romana, la prossima per piacere, Lanzi aveva a disposizione una scelta di strade, questa che si chiama già Via Maggio e lo porta al Ponte Santa Trinita.
per favore, la prossima, grazie. E quindi l'impatto vero col cuore di Firenze gli sarà stato questo. L'83 è questo, quindi Lanzi sbuca da dietro quest'angolo. Oppure, la prossima per favore, rimettiamo sempre la mappa, ha fatto quest'altra strada e sarà passato dunque, grazie, la prossima, davanti a Palazzo Pitti, la reggia dove regna l'illustre sovrano che lo ha così graziosamente tolto dall'ambascia della sopravvivenza e contribuendo a far scaturire il Lanzi che tutti apprezziamo, la successiva per favore, e sarà arrivato al Ponte Vecchio. Eccolo qua. Quindi qui c'è il Palazzo Vecchio, qui ci sono gli Uffizi, quindi si sta avvicinando alla sua meta. Che cosa avrà fatto? Avrà visto sicuramente il Duomo, per favore Alex. Il Duomo com'era ai tempi di Lanzi e come oggi? Come vedete anche qui, ancora una volta, nella seconda metà dell'Ottocento ci deve essere un grande fiorire dell'industria del marmo, ci devono essere grosse commesse, perché c'è questo contemporaneamente quasi due enormi facciate che vengono ricoperte così riccamente. Per fare questo però i treiesi non hanno pagato, quindi almeno non avete il disdoro di una tassa sulla facciata del Duomo. Quindi vede il Duomo e poi il cuore medievale della città di Firenze, la città che era stata di Dante, di Giotto, di Brunelleschi, di Donatello, che noi non possiamo più vedere oggi. Quello che queste immagini del tempo ci mostrano, noi oggi non lo possiamo vedere perché una grande riforma urbanistica per Firenze, che sta per diventare capitale d'Italia nel 1865, rivoluziona il centro, lo purifica, lo bonifica, toglie le anguste stradine dove erano stati dati i passi di Dante, di Giotto, di Masaccio, eccetera, e di Lanzi stesso, quindi noi questo oggi non lo vediamo. Allora, assai brevemente, concludiamo con che cosa poteva avere in tasca Lanzi per conoscere il luogo. Noi oggi sappiamo che dobbiamo passare un certo periodo, anche breve, in un luogo, facilmente attraverso Google vediamo addirittura il comodino su cui poggeremo gli occhiali prima di addormentarci, quindi ci formiamo di guide, temperature, attrazioni, biglietti di musei o di teatri. Lanzi aveva a disposizione soltanto delle guide, delle normalissime guide, una di grande successo era il ristretto, Alex, per piacere, delle cose più notabili della città di Firenze, di Raffaele Del Bruno, che nel 1767 è alla sua settima impressione, oppure il fortunato antiquario fiorentino, sia guida per osservare con metodo le cose notabili della città di Firenze di Gaetano Cambiaci, nel 1771 alla sua seconda edizione corretta e accresciuta. Questa è la guida più vicina all'anno di arrivo di Lanzi, quindi facciamo finta che lui abbia utilizzato questo. Lui è il perfetto erudito forestiero cui si rivolge il Cambiaci nella sua introduzione, e ci sono delle pagine che riguardano gli Uffizi, che sta per diventare il luogo di espressione del nostro, e in particolare Cambiaci scrive della tribuna degli Uffizi, nella stanza che volgarmente chiamasi la tribuna, maggiormente avvenga che si trovino compendiati in essa i maggiori pregi della pittura, della scultura e tutto ciò che di bello, di ricco e di prezioso può trovarsi nel mondo. Per piacere Alex, questo è il celebre quadro, no scusa, questi sono gli Uffizi ai tempi di Lanzi e questa è la tribuna. Questo è il quadro, celebre quadro del pittore tedesco Johann Zoffany, tedesco ma naturalizzato inglese, diventa il pittore di corte, ritrattista di corte della corte del re Giorgio III. Questo quadro appartiene ancora alle collezioni di sua maestà la regina Elisabetta II.
e appunto raffigura la tribuna del 1775 che per coincidenza è lo stesso anno, l'anno in cui Lanzi arriva a Firenze, e come potete vedere c'è un gruppo di oziosi gentiluomini. Il signore qui seduto è Sir Horace Mann, che è l'ambasciatore della suddetta maestà britannica a Firenze, circondato da altri signori che appartengono a quelle elite di visitatori, siamo ben lontani ancora dal turismo di massa, dall'elite che rappresenta il Grand Tour, il cosiddetto Grand Tour. Il signore che qui mostra da vicino, staccato dalle pareti, come se fosse un tappeto in una vendita televisiva notturna, questo signore si chiama Bastianelli, Pietro Bastianelli, ed è uno dei, si chiamavano ministri allora i custodi, è uno dei ministri dell'Accademia, della Galleria, che mostra ai visitatori le opere, che come vedete è una grande concentrazione di opere, anche abusivamente messe nella tribuna, perché non tutte erano, sono mai state in quella sala o in quelle collezioni. Assai brevemente voglio farvi vedere, voi la conoscete già, ma solo vedere per cortesia, andiamo avanti, ancora avanti. Questo è il sovrano Pietro Leopoldo, colui che tolse dalla polvere il gesuita, prego. Ancora avanti, per favore. Ecco, questa è la scrittura di Lanzi, questa è la copertina autografa del taccuino conservato nella Biblioteca degli Uffizi del viaggio del 1783 per la Toscana Superiore, per l'Umbria, per la Marca, per la Romagna, pittori veduti, antichità, trovatevi. E poi ancora avanti, Alex, per favore. Ecco, questa è una richiesta di Luigi Lanzi. Luigi Lanzi che chiede di potersi recare a Montolmo, perché ha saputo di un grave morbo che ha afflitto la famiglia, eccetera, eccetera. Questa è la sua scrittura quando gode buona salute. Andiamo avanti, per favore. Questo è sempre Lanzi, questo è il suo appartamento, andiamo avanti. Questa è la biblioteca Magliabichiana che lui ben conosce, che poi diventa Biblioteca degli Uffizi, dove ora sono i suoi manoscritti, una parte, che io degnamente dirigo. E questa, ecco, è la piazza della Santissima Annunziata, dove ci racconta lui nella lettera ai familiari del 12 agosto 1803 un improvviso vento di tramontana lo colpisce al punto di infliggergli una emiplegia, vale a dire una parziale paralisi. Tant'è vero che alla fine dei suoi giorni la scrittura di Lanzi sarà diventata così, pressoché incomprensibile. Questa forse è l'ultima delle cose scritte dal nostro e vostro Luigi Lanzi. Io vi ringrazio dell'ascolto e dell'attenzione e vi dico ancora bravi. Innanzitutto è importante, poi mi è venuta in mente un'altra cosa che prima avevo dimenticato: i ragazzi della seconda media verremo in gita scolastica a Firenze. E allora queste cose, diciamo che è un po' l'inizio della gita scolastica, quindi speriamo di ripercorrere. Io spero di sapervi allora, tenete conto, io ho citato Stendhal, ho citato Calvino, però sarebbe stato più giusto citare i diritti umani, perché voi siete qui seduti non so da quante ore, e siete stati bravissimi, educati, eccetera, però ora vi liberiamo. Io vi congratulo davvero con la preside, con tutti gli insegnanti, ma soprattutto con voi, oltre che con gli amici che come sempre, comunque davvero professore, fatemi sapere, tanto gli amici hanno il mio indirizzo. Esatto, dovrebbe essere. Li mettiamo in ginocchio. Dovrebbe essere per periodo. Li mettiamo in ginocchio sulla tomba. Sui cecchi. Grazie. Lasciamo un piccolo ricordo, l'Accademia Georgica, il teatro e il Prato. La piazza non c'è nessuno. Esatto, l'abbiamo ristampato perché tra i tanti privilegi di Treia siamo un comune editore, uno degli unici in Italia. Di diritti. Di diritti.
Grazie. Io ringrazio come sempre perché non ho modo di tornare via da Treia a mani vuote. Io ringrazio, posso solo ringraziare, tra l'altro è un dono particolarmente, voi siete concittadini di una grande scrittrice, anche se non era nata a Treia, ma insomma è diventata più treiese di un treiese, come farò io quando finalmente da vecchio mi potrò comprare quella casa di Piangiano che tanto mi piace e potrò essere sepolto non in Santa Croce ma sotto un olmo, non a Montolone, si chiama. E quindi Dolores Prato sicuramente ha espresso l'anima di queste colline, di questi colori come nessuno altro avrebbe potuto fare, quindi fortunati voi e fortunato io, grazie. Sì, è un piacere ringraziare tutti gli organizzatori e soprattutto i sostenitori di questa iniziativa, a iniziare dal sindaco e dall'istituto comprensivo che ha collaborato appunto con l'Accademia, in particolare il nostro ospite, perché per noi sarebbe imperdonabile non dimostrargli in qualche modo tutta la riconoscenza che abbiamo nei suoi confronti. E un ringraziamento in particolare è proprio per il pubblico, per gli studenti, ai quali vorrei, mi permetto solo, visto che lo faccio davanti alla preside, al collegio dei docenti, mi presento, ai membri del collegio dei docenti mi presento, lanciare anche così un'idea per il futuro. Il professor Di Benedetto ha ricordato Dolores Prato, io penso che riscoprire i luoghi e le suggestioni di Treia, di questa città, attraverso gli occhi di Dolores Prato potrebbe essere un'altra delle attività sulle quali lavorare, unendo scrittura, arte, sviluppo della città, caratteri urbani, caratteri sociali, stratificazioni sociali, tutto quello che giù la piazza non ce ne sono contiene. Grazie. Molto piacere. Accettiamo con molto piacere questo invito, mi sentirei di dire quasi una promessa, possiamo impegnarci. Abbiamo sfogliato qualche volta le opere di questa autrice, alcune docenti in particolare di lettere la amano, quindi hanno proposto delle pagine, però affrontare l'opera può essere veramente una bella proposta per noi, ricca di spunti, di interesse per i nostri alunni, un modo di conoscere profondamente il loro paese, perché poi ecco, Dolores Prato, pur non essendo nata, l'ha amata tantissimo e fare vivere nelle pagine anche i profumi della cucina, delle vie, di questo tanto tanto amore. Quindi senz'altro, ecco, esatto. Quindi ci penseremo con molto piacere. Ecco, un ringraziamento particolare a Di Benedetto veramente per le belle parole che ci ha anche detto, per la possibilità di prepararvi anche a questo viaggio a Firenze, quindi avete avuto la possibilità di immagini inedite del passato che non ritroveranno, ma visiterete quei luoghi, ecco, quindi se avete guardato con attenzione potete avere qualche spunto già di riflessione, già vi siete anche un po' preparati a questo viaggio. Quindi grazie. Grazie a tutti i presenti, a quanti hanno partecipato, grazie anche ai docenti e a voi perché vi siete impegnati ad essere attenti. Adesso l'invito ad uscire con correttezza anche da questo luogo, quindi ci salutiamo.